Per eseguire una otoscopia bisogna avere a disposizione un otoscopio, che è un apparecchio che è fornito di una fonte di illuminazione che può essere diversa da un tipo all'altro. Abbiamo lampadine tradizionali oppure fibre ottiche con lampadine xenon alogene o lampadine LED. È ovvio che queste ultime due tipi di illuminazioni garantiscono una visione migliore, ma anche il costo è molto diverso. Negli otoscopi con lampadine tradizionali non si superano i 50 euro, mentre bisogna raggiungere e superare abbondantemente i 100 euro per acquistare un otoscopio a fibre ottiche. L'otoscopio è fornito poi di uno speculo auricolare che nell'adulto ha un diametro di 4 mm, nella otoscopia pediatrica invece si usano speculi auricolari monouso di 2,5 mm. In ogni caso si inseriscono avvitandoli alla testa dell'otoscopio. Ci sono poi ovviamente le batterie che sono o di tipo ricaricabile oppure batterie formato stilo. Per fare l'otoscopia, la prima cosa è decidere su quale mano prendere l'otoscopio. Io normalmente consiglio la mano sinistra per l'orecchio sinistro, la mano destra per l'orecchio destro, poi vedremo il motivo. Allora, è un orecchio sinistro, otoscopio preso in maniera molto leggera con la mano sinistra, con la mano destra ci si avvicina al paziente, si prende il padiglione e si tira in alto e indietro. Questo modo fa sì che la curva del condotto uditivo esterno venga rettilineizzata e l'otoscopio può entrare senza creare discomfort al paziente. Quindi ci si avvicina, si accende la luce, ovviamente, dopodiché in alto e fuori il padiglione ci si avvicina con l'otoscopio al trago, che è questa parte dell'orecchio, si sposta leggermente il trago e questo allarga la porta del condotto e poi ci si avvicina con gli occhi. Solo dopo che ci siamo avvicinati con l'occhio e possiamo vedere, a quel punto possiamo piano piano inserire l'otoscopio. Ma vedete, molto molto leggero, molto lentamente, facendo dei movimenti rotatori per cercare di vedere tutta la membrana timpanica. Guardate che la mano che tiene l'otoscopio deve essere appoggiata alla guancia del paziente. Questo perché soprattutto nei bambini, quando ci si inserisce con l'otoscopio, il bambino tende a muovere la testa. Allora, se noi abbiamo l'otoscopio che non è solitale con la guancia del paziente, alcuni movimenti bruschi possono rendere l'otoscopia pericolosa. Mentre invece, se noi abbiamo sempre le nostre dita appoggiate alla guancia del paziente, anche se il paziente si muove, noi ci muoviamo insieme al paziente. Questo, ripeto, è molto molto utile per l'otoscopia del bambino. Se io giro il paziente e lo vedo e vedo l'altro orecchio, non posso tenere l'otoscopio sempre con la stessa mano, altrimenti mi incrocerei. Allora, cambio la mano, metto l'otoscopio per l'orecchio destro sulla mano destra e faccio esattamente la stessa cosa. In alto e in fuori, mi avvicino, sposto il trago, mi avvicino con gli occhi, vado dentro, otoscopia dinamica per vedere tutta la membrana timpanica, dopodiché esco e chiudo la luce.